Ciao a tutti ragazzi, ciao, bentornati in un altro vlog di Sbarbolati. Questa volta siamo noi due perché un po' riguarda alcune cose sue, un po' riguardano alcune cose mie. Nuove novità del canale ragazzi, sì, certo. Impossibili da perdere. Madonna. Comunque, il nostro Fede è tornato dal nulla così per finalmente presentare quello è vero. Che... Sì, aspetta un attimo. Sì. Prima... Prendiamo un attimo chiaro. Vabbè, certo. Vi ricordate un attimo quel vlog imbarazzantissimo di Natale in scorso. Cui vedevi 5 coglioni con un cappello a Natale che facevano cazzate. Ci ha fatto anche il disegno qualcuno. Cioè qualcuno ci ha fatto anche il disegno. E ringraziamo Michela. Ecco. Ma ne un bacio intanto. Ciao Michela. Sei un tesoro. Comunque, vi ricordate quel vlog, quel famoso vlog? Avete presente la massa di capelli informe con un cappello sopra? Beh, ero io. Salve a tutti ragazzi. E insomma, dopo un periodo estremamente difficile all'università, lungo perché periodo. L'anno scorso era il primo anno d'università e ho avuto parecchi problemi, adesso ho deciso di ritornare sulla scena con gli Sbarbolati. L'università è cattiva. Tanto, ragazzi, non fatela, non fatela. Soprattutto cucine! Evitate ingegneria! Scusate. Ogni tanto capita. Gli ingegneri ogni tanto. Vabbè, non avere sti tic, però. Scusa. Non avere sti tic. Ma scuro, ok, metti questi, ok, tutto così. Ecco, okay. Così non comunque, con le mani comunque simpatico. Comunque, che voleva dire lei? Voleva presentare, insomma, quello che farà. Mi presento a voi ragazzi, io sono Federico, sono una mia, ho conosciuto gli Sbarbolati tramite Edoardo e Francesco. E sì, questa faccia di culo è diventata uno dei migliori amici, perché noi due da coglioncelli, bravi e scherzosi, un giorno a Lucca ci ritrovammo in vestito da Jigen. Perché dal vlog appunto di Natale l'avevamo un po' raccontata questa aneddoto. Non l'avevamo raccontato bene. Vabbè, insomma. Vabbè, vai. Comunque, ci siamo incontrati sul pullman, io vestito da Jigen, lui vestito da Lupin e Cristiano vestito da Gaemon. E da lì è nato tutto, lui è diventato uno dei miei migliori amici e soprattutto... Mi fa piacere così! Ok, basta. Comunque, è diventato uno dei miei migliori amici e una persona con cui spesso intrattengo rapporti ed è stato lui a invitarmi ad entrare negli Sbarbolati. Io principalmente... Vabbè, un po' tutti. Tutti alla fine, però lui mi ha messo la pulce nell'orecchio, ha detto, sì, beh, sì. Addirittura la pulce. E ha detto, beh, una bella avventura, proviamo a viverla. Il primo anno non ci sono riuscito, quest'anno mi riprometto di farcela. Principalmente io mi occuperò di gameplay, guide cosplay e ogni tanto... Entrerò anche negli altri video facendo collaborazioni con gli altri membri degli Sbarbolati, come per esempio c'è la compagnia del gioco da tavolo, come c'è... Che non segue nessuno, sottolineiamo, però vabbè. Infatti, cioè, ragazzi, è una figata, fidatevi. Che poi dopo, quando ci giocate, vi ritrovate a ridere come dei coglioni, tipo quando abbiamo giocato a Squillo. Ah, Squillo, vabbè, Squillo è leggendario. Potremmo però fare, anche Voodoo, ripeto, Voodoo potrebbe diventare uno dei peggiori incubi per una persona, ma potrebbe diventare il divertimento assoluto per altre 5. Ovviamente, certo. Io mi occuperò principalmente di quello. Poi uno dei miei pallini è stata la musica fin da quando ero un po' più piccolo, quindi se e qui non c'entra solo lui. E infatti qui mi aiuterà anche il nostro pianista Edoardo. Grazie. Nessun problema, maestro. E avevamo intenzione, ovviamente questo a lungo termine perché i procedimenti richiederanno tempo, di registrare brani, cover, soprattutto inerenti a sigle di cartoni animati e a videogiochi per lo più. Poi dopo, chi lo sa che cosa ci riserva il futuro. E insomma, sono esattamente io, Federico Jigen, per qualsiasi persona esistente sulla faccia della terra. Jigen, certo. E un giorno spiegherò il trucco dietro al costume di Jigen. Ecco, mamma mia. Dentro uno dei video. No, ovvio.
E niente, che dire, a parte questo volevo dire anche io una cosetta. Ultimamente sto facendo una collaborazione con il noto canale, ormai lo conoscete, della Gazzetta di YouTube, dove appunto parteciperò in un loro nuovo format, che non vi spoilerò perché ovviamente quando uscirà, adesso tra poco uscirà il primo video, saprete di cosa sto parlando. Io so già tutto, ragazzi. Tu sai già tutto, ok. Paga. Hai visto? Paga! Paga! Lezzo! Lezzo! Sudicio! Ti vogliamo bene, Zeb! Ciao, Zeb! Sì, ma ti bacione. Vogliamo veramente bene! Un bacione con uno sputo. No, no, dai! No, per dire! No, era per dire! Non lo so, un po' di partecipazione, un po' di amicizia tra youtuber. Ma che Zeb è odiato da praticamente la stragrande maggioranza degli italiani, anche presumo all'estero. Beh, è una persona, sì, perché è una persona interessante, molto, molto attiva, molto divertente. Quindi ci dovrebbe essere un po' più di. E dai, no, cercare di provarci! Non sto dicendo niente! Dai. Non sto dicendo nulla! Era solo per. Insomma, Zeb, se considero uscire lui. Che? Se vuoi uscire con qualcuno, uscì lui, per no, favore. Se vuoi esci con me, poi dopo non so se rientro a casa. Comunque, ok, torniamo. Comunque, ritorniamo appunto sul discorso. E niente, ritorniamo su cosa? Sulle cose le abbiamo dette. Purtroppo, allora scusateci se ultimamente stiamo sfornando video un po' a rilento, molto a rilento, ma purtroppo, come ha detto lui, l'università. Gli impegni universitari ti portano via parecchio tempo. Tutta una serie di cose che non riusciamo ancora. In più, comunque, siamo una compagnia, dobbiamo anche sincronizzarci a vicenda e non è facile. Sì. Per cui abbiate un attimo di pazienza, perché poi dopo, una volta che avremo preso la mano, non ci sarà più niente che tenga gli svalvolati che entreranno in casa vostra con un tir. Cioè, vi ritroverete un tir che entra nel muro della stanza mentre state dormendo e ci troverete dentro noi così. Deficiente, insomma. Vabbè, comunque. Yeah. Ok, comunque, appunto, adesso ovviamente ci sono le vacanze di Natale. E quindi arriveranno un bel po' di video. E tra appunto soliloqui, cazzate tutti e quattro, tutti e cinque. Tutti e cinque, anzi. Scusami. Vabbè, che loro è una sociale, però sì, dai, ti chiami un pochino. Vabbè, perché state, diciamo che lui sta continuando la serie di World of Tanks. E poi oggi ho visto la pubblicità di World of Tanks in televisione. Sì, ma l'ho vista anch'io, ha detto che la odia. Ha detto Lorenzo, non posso vedere quella pubblicità. Sì, vabbè. Lorenzo è come un gran Piquet. Lui odia tutto e tutti, l'unica cosa, se volete avere ragione di lui, portategli un pony. Ecco. O un mini pony. Un mini pony. O My Little Pony. O Pinkie Pie direttamente. Pinkie Pie lo fate felice per tutto il resto. Potrebbe anche sposarvi. Madonna. Eh sì. E comunque, niente, questo è tutto. Queste sono appunto le notizie principali che volevamo darvi. E ai prossimi video che prossimamente arriveranno su questo canale. Incredibile. Sì. Poi dopo, ovviamente, io ho anche un canale personale dove ho caricato solamente due video, ma perché all'inizio era un po' difficile. Contando che in una strumentazione professionale ho dovuto fare i tripli salti mortali per ottenere una registrazione e un'incisione con annesso video. Quindi poi dopo vi dirò anche il link del canale, con calma, sì, allora, insomma, con calma. Arriverà il momento per conoscerci. Giusto, per conoscerci. Vabbè. Comunque. Senti, allora, noi abbiamo pochi spettatrici, aspetta, cioè, per favore. Aspetta, l'ultima volta ho rivisto gli iscritti, la maggioranza è femminile, Ah, sì? Brave ragazze! Continuate così! Sicuramente farò calare io le iscritte. Madonna, beh. Bom, giù per terra. E vabbè, insomma, con questa modestia pazzesca. E ci vediamo nei prossimi video. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao, tutti. Arrivederci. Arrivederci. Oh, madonna.